non esiste una delibera in comune inerente a questa iniziativa, non esiste una delibera, non esiste un atto, non esiste un referendum popolare, nessun cittadino era al corrente. Questa nuova disposizione sulla zona doganale di Campione nasce per un errore fatto a valle, ovvero fu istituita una commissione per cercare di non pagare l'IVA svizzera. Dopo molti contatti con i responsabili politici svizzeri si era capito che era impossibile che la Svizzera ci concedesse questa possibilità. A questo punto qualcuno della commissione ha pensato bene di scavalcare il problema facendo sì che Campione entrasse nello spazio doganale europeo. Credo che in quel momento, e forse ancora oggi, non abbiano capito quali danni avrebbe procurato al paese e quindi ai cittadini di Campione. Credo che l'inizio di tutta la storia sia del 2009, quando è cominciata la questione dell'IVA. Si erano acquistati, mi pare, due auto della Polizia Municipale e non si voleva pagare l'IVA. E alcune dicevano appunto che non era giusto che i campionesi pagassero delle accise e l'IVA alla Svizzera. Da lì nasce tutto. Dopodiché ci sono state anche altre associazioni, come quelle dei commercianti, che insistevano su questo. Volendo tentare, come dire, una ricostruzione basata sugli elementi documentali che esistono agli atti del Comune, non si può tacere che nel passato sono state intraprese alcune azioni giudiziarie da parte dei soggetti del Comune di Campione per verificare la possibilità di essere esentati anche dal pagamento dell'IVA svizzera. E quindi queste azioni hanno in qualche modo portato l'attenzione sulla problematica dell'area doganale di Campione. È evidente che andando a toccare questo punto, poi si è aperto lo spazio per una serie di riflessioni che hanno portato poi lo Stato italiano a ritenere che oggi come oggi, o meglio qualche anno fa ancora, non ci fossero più le condizioni perché il territorio di Campione continuasse a rimanere territorio doganale svizzero. Quando mi sono insediato e ho preso atto di questa documentazione, ho cercato di fare del mio meglio per rinviarlo, per stopparla, ma dopo aver sentito Bruxelles, i parlamentari, mi è stato detto che ormai la situazione era troppo avanti e non si poteva fare più nulla. Francamente non conosco la motivazione per cui a un certo punto i parlamentari italiani e europei portano all'attenzione del Consiglio d'Europa la posizione di Campione e che vogliono a tutti i costi farla entrare nell'Unione Europea. La mia amministrazione non ha fatto atti né delibere che possano aver portato l'entrata di Campione nella UE. È vero che l'amministrazione comunale ha chiesto l'esenzione dell'IVA per due macchine acquistate in Svizzera per la polizia comunale, cosa che la Svizzera non poté consentire e lì terminò la cosa, insomma. Le uniche richieste affinché non fosse pagata l'IVA svizzera e l'IVA italiana nelle importazioni furono fatte a Roma dai commercianti di Campione. Penso che l'insistenza degli operatori economici, sicuramente a fin di bene, sia stata però troppo provocatoria e che abbia scardinato quello che è sempre stato l'accordo italo-svizzero su Campione, facendoci inserire nella comunità europea onde ottenere ipoteticamente dei risultati commercialmente favorevoli. L'Associazione Operatori Economici di Campione d'Italia si ricava a Roma presso il Ministero Economia e Finanze per sollecitare l'attuazione dell'accordo italo-svizzero del 2015, dicembre 2015, che prevedeva dei contingenti per le varie merci, per esempio gli alimentari, che potessero arrivare a Campione in esenzione dell'IVA svizzera e delle altre imposte indirette svizzere. Un gruppo di persone, pensando di ottenere chissà cosa, ha mosso questa iniziativa, forse per favorire il territorio, senza chiedere a nessuno. Adesso noi ce la troviamo sui denti. Ci sono delle grosse difficoltà per entrare nella nuova logica dello spazio doganale europeo. L'unica cosa che possono fare i campionesi e chi ha permesso di attuare questa situazione è di cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa a tutti.